Il settore marittimo e della pesca riveste un notevole peso nell'economia ed è alla base del commercio su scala nazionale, europea e mondiale. La UIL e la UILA Pesca sono in prima linea per cercare di arrivare a una soluzione che possa ridare slancio ad un settore economico in forte crisi. Questo è un momento in cui i 2.000 addetti del settore, i 2.000 marittimi, sono chiaramente quelli che rischiano di pagare in maniera pesante il prezzo di questa crisi. Crisi energetica, ancor prima crisi determinata dal Covid, che ha colpito questo settore che per le Marche, ma per l'Italia, è un settore trainante. La pesca è importante, se non altro considerando gli 8 porti che abbiamo nelle Marche e i circa 750 imbarcazioni legate alla pesca, e quindi noi riteniamo che invece sia necessario sostenere questo settore, anche perché è un settore che di fatto collabora anche al mantenimento del nostro mare, perché è un settore importante per l'economia marchigiana e non può essere bistrattato. Quindi noi chiediamo al governo nazionale, ma anche all'Europa, un'attenzione particolare, anche perché le Marche, con un altro paio di regioni come la Puglia, coprono praticamente quasi il 60% del mercato ittico italiano. Il caro gasolio incide in maniera molto pesante e chiaramente noi non vogliamo che l'anello debole della catena, che sono i lavoratori del mare, i marittimi, paghino questa crisi. Quindi sono necessari dei sostegni importanti, come è necessario il corso che stiamo facendo adesso, perché nel momento di crisi si rischia che quello che viene meno è proprio l'attenzione alla sicurezza, mentre la UIL e la UILA, la categoria che si occupa della pesca, hanno una grande attenzione ai lavoratori del mare, sia per quello che riguarda le problematiche legate alla sicurezza, ma anche per quello che riguarda le problematiche contrattuali e anche previdenziali. L'attività marittima è caratterizzata da un alto grado di pericolosità e pertanto necessita l'adozione di specifiche misure di prevenzione. Il tema della sicurezza per i lavoratori del settore è uno degli aspetti più sentiti ed in tal senso si inquadra il corso organizzato da UIL e UILA Pesca a San Benedetto del Tronto. Stiamo organizzando qui nella marineria di San Benedetto del Tronto 5 corsi di formazione professionale riguardante la legge 271 e la legge 81 del 2008, cioè fare corsi di formazione professionale per il personale imbarcato sui nostri motopescherecci. Una cosa molto importante è voluta dalla UILA Nazionale di Roma, che stiamo portando qui in questa marineria San Benedettese. Nello stesso tempo vedo ogni giorno, abbiamo fatto 5 corsi, per ogni corso di 35 unità, come potete ben vedere in questa bellissima location che è la sala d'asta del mercato ittico di San Benedetto del Tronto. E questo devo ringraziare veramente l'assessore Laura Camaioni, il direttore del mercato ittico e tutto lo staff che ci ha dato la massima disponibilità per fare queste giornate qui a San Benedetto. Il corso è molto importante perché noi facciamo un'azione preventiva degli infortuni che possono avvenire in mare. Una cosa per dare loro intanto la salute, di stare bene e nello stesso tempo di lavorare meglio. La UIL e la UILA Pesca Marche puntano molto sulla formazione dei marittimi. La UILA Pesca è un sindacato che da sempre ha creduto in questo settore, tanto è vero che nel 2007 l'ex allora Comitato Centrale, oggi Consiglio Nazionale, istituì proprio un settore dedicato alla pesca. Vediamo che in questi anni sono state sempre fatte politiche sulla pesca disincentivanti invece che incentivanti. Allora abbiamo investito risorse, competenze, ci abbiamo messo anima e cuore. E credo che da lì un po' di strada ne abbiamo fatto anche con i pescatori. Abbiamo investito sulla formazione dei pescatori, che la facciamo già da anni in tutta Italia. Adesso in questo momento stiamo prendendo la costa adriatica, l'abbiamo fatta poco tempo fa qui vicino a Teramo, adesso la facciamo a San Benedetto, il prossimo anno saliamo verso nord sulla costa delle Marche. Noi abbiamo, secondo me, un grosso problema nella pesca, gli ammortizzatori sociali. Stiamo arrivando anche lì a conclusione, non ci piacciono, non è quello il modello che vorremmo, però adesso mancano i decreti attuativi e poi anche i pescatori
avranno un piccolo ammortizzatore sociale, come ci hanno tutte le altre categorie. Lo dovremo migliorare sicuramente perché sono dei giorni limitati, dovremo arrivare che i pescatori devono pigliare l'indennizzo per ogni giornata di mancato lavoro, e questo spero che ci arrivi presto. Grande è l'impegno di Willy Willa in ambito locale, sia per quanto riguarda la crisi del settore che per la tutela dei lavoratori. E come segreteria provinciale della Willa, essendo anche l'unico sindacato della pesca specifico, ovviamente ci stiamo impegnando sia a livello nazionale, ovviamente confrontandosi anche sempre con a livello europeo, con il sindacato europeo, per dare maggiori tutele e certezze ai lavoratori marittimi, un settore, quello della pesca, molto bistrattato a livello europeo, per cui si ha bisogno di tantissime tutele. Noi con i nostri servizi della Willa, con la nostra sede di San Benedetto del Tronto, anche la sede di Villa Rossa di Martinsicuro, la sede di Fermo, cerchiamo di tutelare in tutte le maniere i lavoratori, soprattutto per quello che riguarda il settore delle malattie professionali, la previdenza, e ovviamente c'è molto da fare. Massimo impegno da parte della nostra organizzazione sindacale, e ci impegniamo anche per quello che riguarda la sicurezza, come stiamo facendo in questi giorni con corsi di formazione per i lavoratori marittimi. Ci impegneremo anche nelle operazioni per il primo soccorso, quindi siamo impegnatissimi anche con la questione dei defibrillatori. Quindi il nostro impegno è massimo, al 100% su tutto il territorio. L'amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto applaude l'iniziativa della Will e Willa Pesca, confermando la sua vicinanza agli operatori del settore ittico. I corsi sulla sicurezza, ma i corsi in generale, sono fondamentali per tutti quanti i lavoratori. A noi ha fatto un estremo piacere che San Benedetto sia stata scelta per questo corso e per i futuri, spero. E abbiamo messo a disposizione la sala del mercato ittico perché vogliamo rivitalizzare un po' questo mercato che ci caratterizza e ci contraddistingue. Per cui non solo durante la notte, ma anche durante il giorno ridiamo vita al nostro mercato ittico. Ci stiamo muovendo per cercare i fondi europei, i fondi regionali, per dare sostegno ai nostri commercianti, ai nostri lavoratori, ai nostri pescatori.